Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, sabato, 12 e mezzo, non c'ho cazzo da fare, faccio il video. Allora faccio questo video ragazzi perché devo parlare di mente, chiaramente, per forza, ormai sono malato di mente. Allora, oggi alle 18 a Doha, al Manassi, ragazzi, siamo andati a Inter. Conte dice bene, è una partita dove abbiamo sicuramente solo da perdere. I tre punti devono essere obbligatori, quindi la concentrazione deve essere al massimo, niente sbagli, niente carichi di tensione, tre punti e basta. Chiaramente oggi il mio pronostico, ragazzi, ormai non ne becco più una, quindi dico vinciamo facile 3-0. Non so se giocherà Lukaku, se non gioca Lukaku segna, ve lo dico. Allora, il 9 di Sanchez, Lukaku. Non gioca Lukaku, perché non gioca Lukaku, ma se non gioca non segna. Però. Allora, Sanchez, Lautaro e Sensi. E se dovesse entrare Lukaku, 4-0, ragazzi. Quindi, facile facile. Poi voglio dire una cosa su Mina, sui cugini, 6 punti dopo 5 giornate, mi spiace. Devo essere onesto, domenica hanno giocato, no, giovedì hanno giocato, a Torino, l'ho guardati, ha ragione Giampaolo. Il Milan ormai ha giocato, ha fatto 1-0 sul rigore perché ormai solo sul rigore segnano, però dopo secondo me potevano anche raddoppiare. Poi è successo nel secondo tempo quel gol di Belotti, un tiro da fuori dove secondo me Donnarumma poteva e doveva fare di più, è il potere della nazionale, il potere del Milan, per me quei tiri là li devi parare. E dopo 1-1 il Torino ha trovato coraggio e ha raddoppiato ancora con Belotti. Il Milan ha provato a reagire, a pareggiare. Secondo me alla fine meritava anche il pareggio, ma questo è il mio parere personale. Su tutti al 92esimo, ragazzi, c'è Piontek su Sirigu, c'è Kroos in mezzo di testa, 1 metro dalla porta, addosso a Sirigu ha tirato e Sirigu l'ha parato. Vabbè, adesso domenica sera hanno la Fiorentina in casa, arriva Montella, e Montella con un passato rossonero, aveva voglia di fare sicuramente. E quindi vedo una domenica per i rossoneri più nera che rossa. Io dico la verità, mi piacerebbe vedere su i rossoneri, su in alto, venire su, però il calcio è anche questo. Il mio pronostico, la Fiorentina per me viene meno a fare risultato. Non so se vincerà, ma secondo me non viene qua a perdere. Quindi vedo male Piontek. Giampaolo, come dicono molti, non so se arriverà al panettone, probabilmente neanche ad Halloween, quindi stiamo a vedere. Quindi vedo per me un colpaccio della Fiorentina a Milano domenica sera. E l'altro colpaccio che nessuno vi dirà mai perché non ha il coraggio di dirlo, ve lo dico io. Oggi, Juventus Spal, per me la Spal viene a Torino a portare via un punto. L'ho detta la cazzata, però la volevo dire, ok? L'ho detto. Quindi niente, io aspetto con pazienza oggi le 6, sono fiducioso, vinciamo facile e siamo ancora primi. Saremo ancora primi e niente, aspettiamo, anzi aspettiamo, vi aspetto per la partita e niente, potete commentare ragazzi, io volentieri, senza insultarmi, tanto già ci siamo a insultarmi, quindi bene così. Buon weekend ragazzi, buon sabato sera, buona partita, forza Inter e amala sempre, ciao a tutti ragazzi, ciao ciao.